cosa che voglio dire oggi è che sono contento. Non dovrei dire di essere contento, non si può dire di essere contenti, ma vi dico che sono contento. Sono contento perché abbiamo vinto, ma questo sarebbe troppo, troppo poco. È ovvio che non sono contento fino in fondo, ma per adesso me lo faccio bastare. Me lo faccio bastare perché ho sofferto e ho temuto di non vincere con lo Spezia per tutto il tempo. Quando lo Spezia era in vantaggio, ho pensato non la vinco, non la posso vincere perché non posso fare gol. Ragazzi, c'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare immediatamente perché sono veramente curioso di sentire che cosa si dirà adesso nel post partita. Sono curioso, curiosissimo, perché questo è il video in cui mi tolgo tanti sassoni dalla scarpa. Perché bisogna chiedere scusa. Ken, Chiesa. Kulusevski, De Ligt, c'entra niente Kulusevski. Ken, Chiesa, De Ligt. Questi tre la risolvono. E la risolva contro lo Spezia, è vero. Ma è proprio per quello che l'altro giorno mi dicevo: godetevi la vittoria col Malmo, fregatevene se era solo il Malmo. Chi se ne frega se è solo il Malmo? Perché con l'Empoli non hai vinto, con l'Udinese non hai vinto, col Milan non hai vinto, con Napoli non hai vinto, non avevi mai vinto in Serie A prima di stasera. Abbiamo vinto con lo Spezia? Non mi frega niente, sono contento, esulto. Festeggio perché ho vinto con una difficoltà incredibile e questo mi riempie il cuore di tristezza. Ma abbiamo vinto. Non me ne frega niente se sono giovani o no. È giusto che giochi nella Juventus. Chi merita di giocare nella Juventus? Ragazzi, adesso Allegri è quello che dicevo l'altra sera. Non mi è piaciuto nelle parole di gestione di Chiesa di De Ligt. Chiesa di Ligt vanno a giocare sempre, dicevo 3 giorni fa. Spero che questa sia stata la chiave definitiva per Allegri per capire che deve essere così. E lo Spezia, sì, e chi se ne frega. E chi se ne frega. Quindi Allegri probabilmente deve chiedere scusa a Chiesa di Ligt per non aver capito chi sono Chiesa di Ligt, che sono giocatori già da Juventus. Già, non è che diventeranno, già, lo sono già. Come bisogna chiedere scusa a Cristiano Ronaldo, quelle persone che fino a un mese fa mi dicevano: è lui il problema, è il problema della Juventus. Finiti i problemi, non ce ne sono più dei problemi. Non ce ne sono più. Ce ne sono più. E bisogna chiedere scusa ad Allegri di 3 anni fa, a Sarri di 2 anni fa e a Pirlo dell'anno scorso. Bisogna chiedere scusa anche a loro, perché erano anche loro i problemi. E ne aggiungo un'altra. Meno male che ha vinto stasera Allegri, perché se Allegri stasera non porta a casa i 3 punti, ma forse anche con i 3 punti, fosse stato tutto un altro allenatore slegato dal fatto che ha un contratto di 4 anni a 7 milioni di euro all'anno, i risultati, questi qua, non sono da Juventus e si rischiava l'esonero, anche con i 3 punti di stasera, cosa che non avverrà appunto perché 4 anni a 7 milioni all'anno ed è Allegri. Diciamole tutte le cose come stanno, diciamole tutte. Perché è impossibile vedere sta roba. Poi, secondo me, non è colpa solo dell'allenatore, come non lo era 3 anni fa, come non lo era 2 anni fa, come lo è quest'anno, come non lo era l'anno scorso. Perché è troppo facile e riduttivo. Le frasi fatte di merda, scusatemi, eh. Il pesce puzza dalla testa. Cazzo, l'avete trovate nel Baci Perugina? Tutte queste frasi fatte e basta. La vostra difficoltà di analisi si ferma lì. Al pesce puzza dalla testa, complimenti, sarete CEO di un'azienda importantissima da qui a poco. Perché avete fatto una frase fatta, avete detto una frase fatta, complimentissimi, eh? Complimentissimi. Adesso c'è bisogno di essere tutti come Federico Chiesa, con la bava alla bocca, con le lacrime agli occhi, con la voglia, la grinta, fare gol di cattiveria. Di cattiveria! Lo vedrete nella live reaction, che mi sono incazzato da matti con Rabiot, perché un secondo prima del gol di Chiesa stai perdendo con lo Spezia, mentre sei in zona retrocessione. Un pallone che ti arriva sul tuo piede forte, invece che andarlo ad aggredire, ci vai 2 all'ora lo perdi. Giochi nella Juventus. Giochi nella Juventus. E come bisogna chiedere scusa a quelle persone di prima? Ci sono dei giocatori che devono chiedere scusa a noi, perché giochi nella Juventus. E bisogna avere la cattiveria e la voglia di vincere le partite. Oh, ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Ma avete capito dove siete? Ma avete capito? E guai che mi chiedano scusa anche quelli che stanno continuando a dire: lo scudettino.
Non volete vincere? Non volete festeggiare le vittorie? Che arrivano anche per caso? Perché oggi hai vinto anche per caso. Come hai preso i gol per caso, hai vinto anche per caso. Perché prima di oggi non avevi mai fatto gol nei secondi tempi. Mai zero. Zero. Stasera ne vai a fare due. Chiesa ed Elite. Chiesa ed Elite. Perché c'è bisogno, di uscire dai canonacci tattici, tecnici, dai moduli. C'è bisogno di uscire da tutto. E pensare che basta un po' di follia, basta un po' di voglia che hanno i giovani. Perché Marchisio dice una cosa importante: il problema non sono i giovani, sono quelli che hanno già vinto in carriera e pensano, beh, tanto io ho già vinto, oppure tanto io sto guadagnando, tanto io prendo i miei soldi. Ci sono i giovani che non prendono quei soldi, o sì, come nel caso di De Ligt, o che non hanno mai vinto in carriera, che sanno più di altri cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus. Io sono arrabbiatissimo perché non vedo la voglia. La vedo nello Spezia e non la vedo nella Juventus, se non in 3-4 giocatori, che non si ha voglia di sudare per la maglia, che non si sa che cosa vuol dire indossare la maglia della Juve e quanto peso ha anche solo una vittoria inutile, perché alla fine dell'anno potrebbe anche essere inutile, o comunque una vittoria normale che deve essere la normalità contro lo Spezia. No, ne aggiungo un altro, Locatelli, che entra, fa un secondo tempo magistrale, non solo nel gestione del pallone, ci salva dal 3-1. Tu sul 3-1 prendi gol, sul 2-1 prendi gol se non c'è Locatelli lì a porta vuota a salvare. Aggiungo Szczęsny, che stasera ci ha salvato con un paio di parate super. Adesso voglia, adesso voglia, perché non perdono più niente a nessuno. L'anno scorso doveva essere un caso isolato e poi mi va bene, va via Ronaldo, responsabilità, responsabilità da parte di giocatori che guadagnano milioni di euro e giocano nella Juventus. Nella Juventus. Perché qualcuno qui davvero non ha capito cosa vuol dire giocare nella Juventus. E non è Chiesa. Non è Chiesa, non è De Ligt. No, no, e nemmeno Locatelli. No, no, non sono loro. Quindi adesso veramente basta. Contento della vittoria. Contento dei 3 punti. Contento di aver vinto lo scontro salvezza. Non sono contento di quello che continuo a vedere. E non è un discorso tecnico o tattico. Ve lo torno a dire. È un discorso di essere arrabbiato nei confronti di alcuni giocatori. Posso dirlo? Sta facendo venire il volta stomaco. Buona serata a tutti. Festeggiatela questa vittoria, perché si è vinto stasera.